Buongiorno, sono Alessandro Marconi, Pips Fishing. Oggi vediamo un po' la situazione dei cross e dei cambi più il petrolio, WTI e Gold, come potete leggere sotto alla mia immagine della webcam, dove analizzeremo sui grafici daily i cambi cross relativamente al grafico che viene chiamato doppio canale, ho chiamato doppio canale con RSI in basso. E il significato degli indicatori dovreste già conoscerlo, però in ogni caso ve lo spiego un pochino a mano che faccio l'analisi. Domenica, quindi, i mercati sono fermi. Questa è un'analisi tipicamente di fine settimana che serve per impostare il lavoro e vedere un pochino come potrà essere l'andamento dei mercati nella settimana successiva. Vediamo un attimino il calendario. Eccolo qua. Ecco, cioè, vedete un'altra settimana, l'ultima di ottobre, poi quella successiva di novembre. Si entra nell'area elezioni americane, per cui la prima settimana di novembre la vedo un po' dura che i mercati siano tecnici, saranno più che altro presi dal nervosismo e dall'ansia di sapere chi vince in America. Però probabilmente, secondo la mia visione, la prossima settimana potrebbe essere una settimana, fra virgolette, normale per l'operatività. Comunque, noi per ora facciamo finta che non succeda nessuna rivoluzione sui grafici e quindi proseguiamo come di solito. Partiamo con il re dei cambi, l'euro-dollaro, e vediamo che dopo aver rotto il supporto si è instradato in questo canale. Ora, negli ultimi giorni della settimana scorsa, ha testato con discreta precisione il bordo, però attualmente la forza è ancora rialzista. Potrebbe essere una flag, no? Volevo spiegare una cosa. Se di solito, i canali sono che quando diventano quasi una flag sono figure di continuazione. Però c'è una cosa che una flag di continuazione di un trend long di solito è ribassista, ovvero inizia a fare una correzione, poi rompe dal lato del trend precedente e riparte. Qui sta succedendo un po' il contrario, ovvero sia che veniamo da un trend positivo, qui c'è stata una bella lateralizzazione. Ora però, se questa la consideriamo una correzione del trend precedente, doveva farla verso il basso e poi rompere e andare verso l'alto. Il fatto che invece abbia fatto la rovescia, sia ripartita subito dalla parte del trend principale, potrebbe, come dire, fargli fare un altro po' di strada, più o meno all'area 1,1960, dov'è questo massimo. Però non si sa se poi ha la forza di continuare. Quindi io qui su euro-dollaro, anche se attualmente la visione graficamente è solo positiva, però un pochino di attenzione, specialmente se torna a testare la trend line, quella disegnata di blu che si vede benissimo, ce la metterei perché già 3 giorni fa, vedete, l'ultima candela è di venerdì.
quella precedente rossa è di giovedì e quella prima che col pallino in cima che ha attiscato la green line è di mercoledì. E quindi attenzione che è anche vicino quando testa questa green line perché non è detto che la superi e potrebbe fare un inizio di ritracciamento come è successo qua al pallino di massimo relativo precedente. E non abbia la forza di rompere. Quindi qui dobbiamo un pochino aspettarci un altro pochino di salita, però attenzione alla zona della trend line. Di certo non imposterei operazioni multi-day, ecco. In questo caso metterei il grafico su H1, H4 e cercherei di vedere la giornata come va. Allora, poi EURGBP. EURGBP avevo già da diversi giorni messo i due punti interrogativi, cioè vi ho preparato un pochino il terreno con delle linee di trend come questo, livelli orizzontali per fare una spiegazione anche più veloce. Qui siamo ancora totalmente congestionati perché questo non c'è da perderci molto tempo in descrizioni. Anche qua la forza è totalmente erratica e niente da fare, lasciamolo perdere. Euro yen è simile un po' a Euro GBP, vedete? Cioè orizzontale, una candela positiva, una candela negativa, anche se qui un pochino di swing c'è effettivamente. Ora siamo su un livello, diciamo, a metà di questo swing che potrebbe regolare un pochino il movimento del grafico. E attenzione perché ho messo già le frecce intorno a questo livello di supporto che ora potrebbe fare da resistenza, che è posto a 124 e 38, però anche qui siamo in un punto di indecisione. Vedete che questo livello è sentito benissimo qua e è sentito qua e quindi bisogna, secondo me, non operare a mercato quando la situazione è incerta così. Oh, una cosa che forse non tutti sanno, perché magari qualcuno non ha visto dei video precedenti, è che queste linee verticali le metto io a mano, insieme chiaramente a qualche livello come questo orizzontale ben visibile, perché sono i punti di swing sia dell'RSI oppure del grafico che mi esce, come è successo in questo caso, anche in questo. Dal doppio canale di movimento, perché quando il grafico esce specialmente di un bel pezzo, poi tende a rientrare quasi sempre, per non dire sempre. Praticamente funziona un po' come le bande di Bollinger, questo canale, però sinceramente è più sfruttabile perché ci sono anche altre caratteristiche che lo rendono utile. Poi, se vedete qualche video precedente, lo spiego ora. Non è il momento, altrimenti dura troppo il video. Quindi, abbiamo detto qui, tendenzialmente, bisogna superare questa resistenza per riprendere con decisione il trend long come indicato dalla banda con i puntini azzurri, cioè trend long, però bisogna stare molto attenti. Andiamo a Euro AUD. Oh, Euro AUD è uno dei miei cross preferiti negli ultimi giorni perché finalmente siamo usciti da questa lunga congestione. L'ho segnalato anche su Ecofin nel gruppo di Renato qualche giorno fa, prima che facesse questa rottura, poi ingrandiamo un pochino, vedete,
fatto questa rottura, la resistenza era qua, era 1,66 circa, 1,66 circa, sì. E la rocca è andata qua, il prezzo è andato bello alto. Ora qui siamo in un punto un po' critico di retest proprio della ex resistenza. Se non fa una chiusura sotto a questa resistenza, quindi non dimostra l'intenzione di ritornare nel range abituale dove è stato fino a pochi giorni fa e parte un movimento al rialzo, sarebbe un bel movimento perché ha tutto questo spazio qua per salire. Non dico che possa arrivare qua, infatti questo è un massimo, è lo spike dove ho messo la riga, però vedete il prezzo c'è arrivato, non è che non c'è arrivato. Però questo è un estremo, lasciamolo stare. Io ho messo qua la linea di resistenza su questi massimi qui confermati. Per cui attenzione perché potrebbe essere una bella occasione di andare long e avere un rischio rendimento notevole perché se parte secondo la mia visione, per male che vada, arriva qua, ma per male che vada. Quindi, se anche volessimo mettere uno stop subito a metà del canale vecchio, non dico proprio sotto perché secondo me non ha senso, però a metà del canale vecchio per essere sicuri che se ritesta l'area di resistenza con una spike non mi prende subito lo stop, però poi, vi ripeto, abbiamo un sacco di strada da percorrere. Andiamo su Eurocard. Oh, Eurocard c'è quest'area di scambio. Oh, ok, dicevo, scusate, ho interrotto un attimo, che su questo grafico avevo messo l'area di scambio all'inizio della settimana scorsa, quando ha fatto la prima candela blu dopo il pallino del minimo relativo. Perché chi dice che l'analisi tecnica e soprattutto quella, diciamo, di base con i supporti e le resistenze non funziona, dovrebbe vedere questi grafici perché non è che un analista vuole ragione perché vuole ragione così per sé, ma è il prezzo il grafico che dà ragione alla visione di un analista o di un altro. In questo caso non tutti i grafici chiaramente sono uguali nel rispondere con precisione ai supporti e alle resistenze, però qua in tanti casi questo succede. Qui ad esempio siamo perfetti. Ora cosa farà nei prossimi giorni? Dovrebbe salire almeno, mettiamo un obiettivo minimo potrebbe essere questa area 1,56 e 63 circa. Ecco, questo è un obiettivo minimo, anche se il suo obiettivo naturale sarebbe il bordo dov'è il massimo relativo precedente. Ecco, però a me piace sempre dare degli obiettivi scambio molto prudenti. Ecco. Ora, se mi chiedete se è ancora il caso di poter entrare al rialzo, vi dico, beh, se volete provare a sfruttare questa possibile continuazione della salita, non dovete mettere lo stop qua sotto, ma sotto la candela di venerdì e di giovedì, secondo me.
perché altrimenti non avete il rapporto rischio-rendimento sufficiente. Ecco. Però secondo me potrebbe essere ancora sfruttato questo movimento almeno per arrivare qua, come ho detto prima. E la forza delle candele è ancora positiva, l'RSI non è ancora uscito dalla banda, non ha fatto un eccesso, anzi il giorno di giovedì è un pochino abbassato, quindi sta riprendendo forza, quindi qui cercherei solo operazioni positive anche in intraday. Andiamo alla sterlina. La sterlina fa dei giochetti che in base agli annunci che fanno i loro politici, soprattutto sull'accordo della Brexit, che un giorno c'è e il giorno dopo forse no, quindi è molto molto volatile. Siamo tendenzialmente a rialzo perché vedete che l'ultimo massimo è superiore a quello precedente e siamo in una fase di rialzo perché qua eravamo nella parte inferiore del canale interno, ora siamo nella parte superiore. Però la sterlina è piuttosto volatile in questi giorni. Qui graficamente vediamo il livello che avevo segnato, che dovrebbe fungere, eccolo qua, dovrebbe fungere da scambio di ruolo. Ci siamo quasi arrivati su 1,30 in pratica. Però io farei particolare attenzione in questi giorni alla sterlina perché non è molto stabile, non è molto stabile. Andiamo su sterlina yen. Sterlina yen, avevo messo queste due frecce perché avevo individuato, ovvero sia, vedete, i grafici vanno come si può dire, ecco, vanno decifrati, ovvero sia ogni grafico parla una lingua diversa o alcuni gruppi di lingue perché alcuni grafici sono simili e quindi come le lingue ogni parola può avere un significato diverso a secondo della lingua, anche un grafico può avere un tipo di movimento diverso dall'altro, che però se si decodifica si riesce a capire almeno a livelli probabilistici. Qui ad esempio abbiamo questa bellissima area di scambio dove il prezzo è rimbalzato, non siamo andati a fare un doppio massimo. Qua, vedete la candela blu ultima visibile, per cui qui la tendenza bisogna intenderla come ribassista, ovvero sia che ci siano probabilisticamente più venditori che acquirenti, perché se c'erano almeno più o meno la stessa quantità di acquirenti rispetto a venditori, secondo me facevamo almeno un doppio massimo. Il fatto che non l'abbiano fatto arrivare il prezzo qua vuol dire, secondo me, che potremmo continuare a scendere. In ogni caso, qui gli indicatori sono un pochino fermi. Qui siamo già con l'RSI girati verso il basso. Ecco, anche qua consigli operativi di poter mettere anche per essere prudenti un ordine pendente qua sotto, ad esempio. Aspettiamo pazientemente che ci arrivi e poi se supera anche il supporto qua a 135,50 potrebbe continuare la discesa. Andiamo su GBPCHF, qui altri due punti interrogativi che avevo messo quando c'era stata questa
congestione, evidenzia cane rettangolo rosa. E poi cos'è successo? Una falsa rottura dovuta appunto alle notizie relative a Brexit, che hanno prima fatto mercoledì impennare la sterlina e poi l'hanno ributtata giù. Per cui anche qua siamo nella totale incertezza. Il grafico è praticamente orizzontale da tempo, quindi anche questo è un cross che lascerei perdere perché è totalmente indeciso su dove andare. Vediamo se va meglio con GBP Card. Beh, GBP Card c'è da dire che quest'area di scambio è bellissima. Questa è proprio netta e ho messo apposta il rettangolo lungo per evidenziarla, ma è veramente spettacolare. Quindi anche qua siamo vicini all'area di scambio, siamo sotto. Qui bisogna vederla in short la visione, obbligatoriamente adesso. Se eventualmente si torna sopra alla linea di resistenza 1,72 e 18, si chiude una giornata qua sopra, meglio due perché una non è da fidarsi, specialmente se ci si arriva con una candela di reazione emotiva violenta come questa, non è molto affidabile. Però se un paio di candele a livello giornaliero chiudono sopra quest'area qua, si può pensare che il movimento prosegua in long, altrimenti qui short tutta la vita. Però ricordiamoci che la sterlina è piuttosto ballerina in base alle notizie. Andiamo su USD JPY. Qui c'era un'analisi, questa forse era la più semplice graficamente, ovvero sia c'era questa bella trend line, è stata rispettata giovedì, anzi no, venerdì, giovedì, mercoledì, martedì, ora vi ingrandisco per farvi capire quello che voglio dire. Martedì vedete la piccola spike che ha toccato la trend line e poi giù, quindi qui tutto nella norma. E ora cosa succederà nella prossima settimana? C'è questo supporto che è importante a 104,40 che ha già fermato il prezzo, a parte queste piccole spike ribassiste, però guardiamo il livello tondo 104,40. Qui deve rompere e proseguire, perché in un trend ribassista resistono le resistenze e saltano i supporti, altrimenti il trend non potrebbe continuare, cioè è una legge della fisica, diciamo così, no? Mentre in un trend rialzista resistono i supporti, ovvero il prezzo si appoggia ai supporti per saltare sopra le resistenze. Ecco, è una visione un pochino pittoresca, ma funziona così. In questo caso, se il trend vuole continuare, deve rompere questo supporto. Potrebbe anche congestionare, perché appunto ci sono le elezioni americane vicine, per cui potrebbe non fare una rottura, magari fa una falsa rottura e resta nel range di questa della candela di mercoledì, questa qua rossa, piuttosto grossa. Vedete la candela rossa lunga. Quindi potrebbe anche andare in trading range per i prossimi giorni nell'attesa delle elezioni. Qui a livello di forza candele siamo in diminuzione, siamo ancora negativi, l'RSI è ancora negativo. C'è lo scoglio del supporto e poi c'è il discorso di incertezza delle elezioni. Quindi molta attenzione su tutti i cambi cross con il dollaro. USD CAD legato anche al petrolio.
Dunque, qui quando eravamo praticamente quando il prezzo ha rimbalzato sulla trend line rossa che io avevo tirato, che corrisponde alla spalla destra, avevo scritto che a sta spalla è punto interrogativo perché ci vedevo la possibile conclusione di un casca spalle. Ha quasi completato il movimento perché, ora cancello questo rettangolo, perché ha ricominciato a scendere. Ora, quel rettangolo che ho cancellato l'avevo messo perché di solito la lunghezza della spalla destra dovrebbe essere quasi uguale o molto simile alla lunghezza della spalla sinistra. Per cui ora ci metto una riga, se no non si capisce più niente. Per cui teoricamente siamo in linea con il trend precedente short e avremo ancora praticamente metà percorso da fare, magari un pochino meno se vogliamo usare i minimi invece, cioè i valori di chiusura, vedete qua. I valori di chiusura, eccoli qua, invece proprio del minimo che certe volte non funziona. Però a livello di valori di chiusura un altro pezzettino potremmo scendere per raggiungere la base di quel supporto. Poi li vedremo perché nel frattempo saranno passati, penso, un paio di giorni, forse anche tre, per cui attenzione, però il movimento di testa a spalle qua, secondo me, è stato confermato bene. Deve solo finire il movimento al ribasso. Andiamo a USDCHF che è quasi speculare con euro-dollaro, lo ricordo se qualcuno non se lo ricorda, ovvero sia sì, è molto correlato. Al contrario, speculare è una parolona perché si pensa che il grafico sia quasi uguale alla rovescia. Il grafico tendenzialmente fa lo stesso movimento, ma non è detto che sia quasi uguale alla rovescia. Ecco, è bene precisare. Comunque, vediamo che anche qua c'è una corrispondenza contraria perché anche l'ultima candela di ribasso è contraria, vediamo sull'euro-dollaro, all'ultima candela di rialzo. Dunque, vediamo un attimino un giochino, una prova. Se l'euro-dollaro mi ha fatto questo canale rialzista, vediamo se su SDCHF c'è un canale ribassista. Vediamo se ci si può costruire una trend line. Il lato superiore chiaramente ribassista, vediamo se si trova un bordo, ma ho già visto che questo non avevo pensato a metterlo, ma diciamo che siamo piuttosto, non siamo precisi come bordi come su euro-dollaro, però insomma, la tendenza al rialzo anche qui, anche se un po' più sporca rispetto a euro-dollaro. C'è. Quindi aiuto, eccolo qua, USDCHF. Quindi qui vediamo se continua il movimento fino al supporto di 0,89 e 0,90, dai, facciamo 0,90. Correggiamo, mettiamo la cifra pari, tanto per pochi pip 0,90. Non si vede neanche che si è mosso. Una piccola continuazione a 0,90 la dovrebbe fare, poi lì vediamo. Con l'RSI siamo piuttosto tirati, però non siamo neanche fuori dalle bande, come ad esempio in questo caso, per cui può fare tranquillamente un altro allungo al ribasso. Andiamo su AUD/USD. AUD/USD, vediamo questo supporto e questa resistenza che delimitano
l'ultimo swing, è tornato qua a livello di partenza del minimo precedente e ora è ripartito. Beh, qua a regola graficamente dovrebbe riprendere l'andamento positivo e continuare almeno verso 0,7216, che è più o meno l'area di resistenza. Da lì vediamo un po' come si comporta il prezzo, perché passeranno dei giorni, al solito ci avvicineremo alle elezioni, per cui forse gli investitori non avranno l'idea di fargli rompere il livello prima delle elezioni, ecco, magari continueranno a farlo stare in quest'area qua, prima di sapere chi ha vinto in America. NZD dovrebbe essere quasi uguale, ha fatto un movimento diverso rispetto a AUD/USD, questo ha fatto una punta, è tornato sul livello più o meno di prima. NZD ha fatto un movimento più rettangolare, ecco, diciamo più rettangolare, se ci metto un dov'è, forme rettangolo, ecco, si vede anche abbastanza bene. E ha provato a fare proprio venerdì, l'ho visto in diretta, questa rottura. È un pochino rientrato, ecco, qui sembra che voglia continuare al rialzo. Quindi questo è, secondo me, un movimento un pochino più deciso di AUD/USD, che è ancora all'interno della sua strada precedente. NZD ha osato un pochino di più, ha cercato di rompere questo box, però vediamo se viene confermato il movimento con una chiusura sopra, più o meno a livello dove è ora, della chiusura di questa settimana. Potrebbe essere l'occasione di un allungo verso la parte del bordo superiore. Quindi gli indicatori mi indicano forza rialzisca a tutte e due. Oh, andiamo agli ultimi due, ovvero sia al petrolio e al gold. Petrolio WTI ha fatto un po' di giochini in quest'area qua. Io qui ho evidenziato il campo di azione del movimento più recente, in pratica dall'8 settembre ho delimitato questo minimo. E non l'abbiamo superato, il 41,55 è ancora la resistenza di questo movimento. Negli ultimi giorni non si è mosso per niente bene. Ricordiamoci che queste sono candele daily, vedete qua che candele ha fatto. Ora non si vedono bene le spike perché c'è l'indicatore che disegna l'area rossa o azzurra a secondo del trend, però anche a livello di corpo candele vedete che sono proprio in queste tre insignificanti. Qui c'è un piccolo rialzo subito negato. Ecco, qui se si guarda un po' più lontano, come si sta facendo ora, bisogna desumere che c'è la tendenza ribassista sul petrolio, perché oltretutto confermata dalla forza delle candele, dall'RSI, che è, non dico quasi in divergenza, ma non ci manca neanche tanto con il prezzo, perché il prezzo è quasi orizzontale e compresso in quest'area. Ora ve la disegno, tanto è il penultimo strumento che vediamo, stiamo quasi per finire. Ecco, negli ultimi giorni è rimasto qua, però l'RSI è già girato verso il basso e spinge verso il basso insieme alla forza delle candele. Quindi il prezzo, secondo le mie analisi e le mie, diciamo, conoscenze, ci dice che sta cercando di scendere ulteriormente. E quindi attenzione, perché
qua non è facile mettere uno stop loss, potrei dirvi anche di metterlo sopra qui a 41,55 e beccereste un rapporto rendimento decente, diciamo più o meno che dovrebbe mirare a questo, a quest'area qua prudentemente, per cui 36,93, beh, ci rientriamo con uno a uno e mezzo, ma neanche, perché considera con lo spread. Qui, se volete fare operazioni, diciamo, sui grafici giornalieri, l'unica cosa è mettere uno stop qua e un take profit almeno qua per prendere uno e qualcosa, altrimenti agite su 4 ore e mettete stop magari minori se rompe questa area qua di supporto dove è ora a 39,50, magari una candela a 4 ore lunedì mi chiude un bel po' sotto, allora potremmo pensare di mettere uno stop in quest'area qua senza andare sopra proprio ai massimi di giornata e cercare di prendere l'inizio del movimento che porterà il prezzo verso il supporto. Ok, dai, finiamo con l'oro. L'oro c'è poco da dire, è totalmente fermo perché qui, anche se l'indicatore è diventato rosso perché questa discesa ha fatto cambiare colore all'indicatore, non è partito nessuno swing. Siamo sotto a 1914, che reputo il livello un po' di svolta del prezzo, quindi Sono tendenzialmente. le 9 ore di mattina. Ah, sono le 9, ok. E tendenzialmente ribassista, però sinceramente il movimento non è ancora partito. Per cui attenzione se uno vuole rischiare a suo rischio e pericolo, però io qui non ci opererei perché non c'è nessuna dimostrazione di forza né da una parte né dall'altra. Vedete la forza candele com'è, l'RSI è ancora nella parte superiore, non è per niente orientato al ribasso, per cui per ora lascerei perdere l'oro. Ok, io ho finito e ho fatto più presto che ho potuto. E vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video, sperando che questi video vi siano utili. Ciao, a presto, da Alessandro.